aspetto adesso, no? Non in tutto, ma in molti paesi, dopo finita la messa, la gente attende perché vuole il suo ballo di messa. Prima si faceva, dopo la messa, faceva anche il ballo. Adesso il ballo di messa lo fa fuori dalla piazza distante la chiesa. Adesso io faccio piccolo ballo, non faccio ballo campinanese, faccio uno molto conosciuto, sulla sola. Così è più corto. Amare non ha da essere mai, che non mancasse
mai una sola, che non mancasse mai una sola, maestro. Sicuramente era molto, chissà, strano, perché io ho provato.
600 anni fa. Ma da allora cominciato appunto il temperamento, la temperare la Lorenzo. E la Lorenzo fa con qualsiasi strumento, violino, pianoforte, e poi caso mai non è appena curata, abbiamo la possibilità della cena, del peso, e si può alzare o calare, eccellente oppure calare. Mi accompagno alla lettura. Voglio fare la tua. Il mercoledì santo, Concezione preparò nella chiesetta il sepolcro di nostro Signore. Poco più sotto i graditi dell'altare stese un'antica coperta affilata tessuta dalla mano di Maria, la moglie del famoso tabulatore, riservata solo per l'uso della sacra ricorrenza. Era di lana di pecora, ma sembrava di seta cruda, con un bordo di greche nere e sul fondo i fiori di asprodello. Gli depose al centro il crocifisso di legno, che il resto dell'anno rimaneva appeso, stanco e rassegnato, alla parete dell'angolo della chiesa. Steso sulla coperta apparve un altro, il viso dolce e olivastro, bucato dai capi e quello di uno che ha sofferto il pericolo, pulito dalla polvere, si rivolgeva in alto. Gli occhi si socchiudevano, le membra tutte pur così inchiodate, inseguite, si distendevano, nude ed una castità di ramo stroncato dal vento, con un vero abbandono di riposo. Era, sì, come il ramo caduto sull'erba, stroncato dal vento o dal portatore, non morto, anzi, pronto a germogliare di nuovo se la terra lo riprende. E Concezione, in quel giorno, piacendo la primavera, sentiva anche lei qualcosa di simile. Sette piattini fondi, dove ella aveva fatto germogliare l'acqua un po' di grano, furono collocati come diadema di rinascita intorno alla festa del Cristo. Era bianco il grano e odorava di amido. Come simbolo poteva andare, ma sarebbe stato troppo melanconico, quasi innaturale, come i capelli dei monaci, cresciuti nel buio delle viscere materne, se i sette bicchieri di legno, uno diverso dall'altro, non avessero riprodotto i colori dell'arcobaleno, i primi fiumi dell'oro e quelli del ciglione sopra la valle. Fiori, narcisi, lacciocche, margherite bianche e arancione, e per vinti nel colore cielo di marzo. Stretti e lunghi erano i mazzolini e pareva si sottessero infantili al di sopra dei panni di ciuffi del grano, illuminando l'aria con i loro colori. Quando ebbe finito Concezione si inginocchiò sul lembo rimasto libero del tappeto, piegandosi a baciare i piedi di nostro Signore. Le parve che il freddo di quelle dita stanche non fosse il freddo della morte, ma quello di un povero che non è il fuoco, che aspetta il primo sole primaverile per riscaldarsi. Che qualcuno noi che ci racconta una storia straordinaria, quella di Don Giovanni Dore, che in qualche modo ha custodito per anni il patrimonio della Sardegna, del popolo, dei sardi, dei contadini, dei pastori, dei minatori, insomma delle donne, del mistero, del loro matriarcale che ancora vive fortunatamente in Sardegna. Il suo cammino, il suo percorso che ci ha fatto conoscere anche la Lauretta del Maestro Lai di tantissimi strumenti della musica popolare, della tradizione popolare, quindi sacra, della Sardegna. E quindi volevo qua con me, veramente, per raccontare questa storia che è diventato un libro con un DVD con tante testimonianze musicali, testimonianze molto molto importanti, Silva Marras, l'autrice, e poi abbiamo il piacere di avere il sindaco di Tadasuri, Emilio. È giusto che tu venga qua un attimo, come arrivo? Dio, vieni. Maria Rosaria, la nipote di Don Giovanni Dore, che sono arrivati apposta dalla Sardegna per questa giornata straordinaria, per presentare il libro stamattina. E Giuliana qua a Brescia, io rivolgo anche un saluto particolare alla tua comunità.
Sani, Sani, sono tantissimi che sono qua a Brescia e ne approfitto per ringraziare attraverso anche il lavoro qui dietro le quinte, il lavoro oscuro ma determinante che ha fatto Giovanni Cavalli, che è qua con noi, fotografo di Benetto Pesciano, che in anni cammina sulla sacralità di Sardegna, questa straordinaria sensibilità di fotografo, lavoro molto importante il suo, e ringrazio veramente chi ci ospita, Don Renato, Don Gian Pietro, questo posto straordinario. Giovanni Dore, che purtroppo non è più con noi, ma è, in qualche modo c'è con noi. Allora, brevemente raccontiamo cosa è successo stamattina. È stato presentato per la seconda volta il libro La Voce della Musica, sottotitolo Don Giovanni Dore, ma è un sottotitolo importantissimo. Don Giovanni Dore è il fondatore del museo, chiamiamolo regionale, mondiale, chiamato come volete, della musica, degli strumenti della musica popolare.